Domenica c'è stato il voto, Ruotolo ha vinto, va in Senato, si è subito aperto il dibattito adesso per la coalizione eventuale per le regionali. Sarrascino, il segretario del PD di Napoli, l'altro giorno ha detto in conferenza: per noi dialoghiamo innanzitutto col Movimento 5 Stelle, poi nel caso parliamo con Dema. Sì, io ieri mattina ho avuto un lungo incontro con il segretario nazionale del Partito Democratico Zingaretti a Roma, con cui abbiamo anche analizzato con grande soddisfazione il successo di Sandro Ruotolo nel metodo, del come ci si è uniti attorno a una persona credibile, e quindi abbiamo insieme convenuto che questa scelta e questa campagna elettorale vincente è stata assai positiva. Poi io non rispetto a Saracino, che ho visto, ha avuto una coda molto velenosa e incomprensibile su questa vittoria. Io mi godo invece questa vittoria, perché evidentemente quando proposi Sandro Ruotolo come persona che univa fu una proposta e un'intuizione vincente, e invece di in questo momento di dividere, anzi ho detto, e questo è stato merito di tutti quelli che hanno condiviso questa scelta. Poi se Saracino intende dialogare prima con gli altri, noi non ci offendiamo mai, anche perché io appartengo a quel pensiero che gli ultimi saranno i primi, quindi da questo punto di vista non è che se pensava che ci potessimo prendercela a male, no, tant'è che mentre lui parlava io stavo a Roma a parlare di regionali, quindi credo che da questo punto di vista noi metteremo in campo, a differenza di altri, ogni sforzo anche per provare a unire i ragionamenti tra 5 Stelle e Partito Democratico, che oggi sono abbastanza distanti, e in Campania dobbiamo essere tutti consapevoli che senza Napoli, senza il laboratorio Dema, senza l'esperienza di governatore non si battono le destre. Quindi noi lavoreremo per mettere in campo una coalizione civica regionale, individuando una figura che possa unire, che nessuno può imporre, quindi credo che sia necessario a livello nazionale un forte chiarimento tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Noi ci saremo a sostenere candidature anche non nostre, qualora siano figure che uniscono, figure che convincono per vincere, in cui ogni parte della coalizione ha la sua dignità, in cui si faccia un programma forte, coraggioso, nell'interesse della campagna. Quindi io veramente mi dissocio da questa coda velenosa, devo dire anche incomprensibile, perché noi abbiamo avuto un risultato straordinario che senza di noi, senza me, senza Dema non si aveva, il che non significa che gli altri non sono stati determinanti, ma questo lo sanno pure i bambini a Napoli, e grazie a noi siamo riusciti a raddoppiare le destre, perché Ruotolo, e se andava a votare ancora più gente il risultato sarebbe stato ancora più clamoroso, ma qua c'è stato anche l'effetto panico da coronavirus e anche comunque una campagna elettorale non sentita, perché si votava solo in alcuni quartieri. I 5 Stelle hanno ridotto di 2/3 il loro consenso, e gli altri candidati, che pur sono di area vicino a noi, praticamente hanno avuto una mera testimonianza di vita politica, non altro. Quindi credo che è un grande successo di cui bisogna, anche in momenti così difficili del Paese, goderselo, prendersi i meriti e convenire che è stata una cosa importante. Il resto fanno comprendere che anche chi poi alla fine si presenta un po' come il nuovo ha comunque le tossine della vecchia politica nel cervello, tanto da non riuscire a fare un'analisi più convincente nemmeno in queste ore.